Il caso Roma dimostra che la politica non ha ancora gli anticorpi contro la corruzione? Il caso Roma dimostra, fermo restando ovviamente che i fatti vanno accertati nelle sede giudiziarie, le indagini sono in una fase iniziale, ma dimostra che il sistema quello era e quello è rimasto evidentemente nonostante alcuni cambi politici. Un'agenda politica incentrata quasi tutti sugli su immigrati non le sembra un po' riduttivo per un governo che nasce? Un cioè, governo è nato, nato, facciamolo lavorare e valutiamolo, almeno noi che faremo sui fatti, sulle azioni e sulle omissioni. Quindi sinora di concreto, come dire in positivo? Io personalmente non ho visto nulla. Poi però diamogli anche il tempo, voglio dire, per onestà intellettuale, ecco, abbiamo affrontato il tema della sicurezza, quello è un tema per vedere se questo governo finalmente rafforza gli organici, le forze di polizia, consente ai comuni di non avere più garbie normative e finanziarie, così possiamo intervenire sul tema della sicurezza, finalmente elimini i centri di accoglienza straordinari che sono i depositi di esseri umani oppure è voluto tutto questo? Eh, sta incominciando a venire il sospetto che è voluto che rimangano bombe sociali per farsi propaganda politica quindi noi staneremo chiunque sui fatti e non sulla propaganda